non è per noi cambiato granché, nel senso che ci siamo sempre occupati nel passato delle vittime del terrorismo di oggi e ci tocca, ai noi, occuparci delle vittime del terrorismo attuali, del terrorismo islamico, quindi vittime di ieri e vittime di oggi. Sangue versato in maniera insensata, assolutamente senza alcuna ragione, che hanno mietuto delle vite umane che avrebbero potuto dare tanto al nostro paese e forse all'intero nostro mondo. Credo che sia necessario, anche se la mia può essere considerata utopia, ma certamente è necessario una sorta di cooperazione tra le diverse intelligence a livello mondiale, perché si scambiano informazioni. Sempre più spesso abbiamo visto, anche nel recentissimo passato, che gli autori poi di questi efferati gesti erano soggetti noti, che potevano girare tranquillamente in tutto il mondo e anche nei loro paesi. Ci vuole maggiore attenzione e prevenzione.